Quest'anno, durante il nostro annuale ritorno a casa, ci siamo spinti per qualche giorno un po' più a nord, per la precisione a Palau, una zona della Sardegna nella quale non eravamo mai stati prima e che ci ha davvero stupito. Una giornata intera l'abbiamo spesa per fare la mini crociera dell'arcipelago della Maddalena, famosa isola sarda che sta proprio di fronte a Palau e di fronte alla Corsica. È stata un'esperienza che, piccolo spoiler, vi consigliamo assolutamente di fare se capitate in zona. È adatta a grandi e piccini e vi farà vedere, e in alcuni casi anche tuffare, in un mare stupendo su isole per lo più ancora selvagge. Poco fa c'erano i cinghiali, forse ci sono ancora. Hanno cercato di rubare la borsa di un ragazzo. Vediamo se li troviamo, vediamo se li troviamo. Qua è un ambiente incontaminato proprio. Ecco. Ecco, si fa fotografare. Ho cercato da mangiare. Se ne va. Se ne va, ha capito che non c'è da mangiare, probabilmente. Ah, l'altro è nascosto qui. Sotto l'albero. Sono cinghiali tipici della Sardegna. Questa è cosa delle isole, è un po', come si dice, gettonata, c'è un po' di gente. La nostra mini crociera è durata dalle 10 alle 18 circa. Abbiamo potuto navigare tra le isole dell'arcipelago con soste all'isola di Spargi, isola di Santa Maria. Abbiamo potuto ammirare dall'acqua la roccia dell'orso, che è il simbolo di Palau, e anche la bellissima spiaggia rosa, ammirata da lontano in quanto protetta ormai da oltre 25 anni. E dopo un tuffo nelle piscine di Budelli abbiamo fatto tappa alla Maddalena prima di rientrare a Palau. Salute alla Maddalena. Cosa? Ah, scusa, non avevo. La chiesa di Palau. Fonte battesimale anche molto bello. Fatto quasi come una cascata. E la particolarità che mi ha colpito, che mi è piaciuta molto, è l'altare, il presbiterio. Recentemente è stata ristrutturata ed è stato creato questo, a mio parere, bellissimo mosaico che raffigura la Gerusalemme celeste, con al centro il Padre, i simboli degli evangelisti, Maria e Giuseppe, credo, e poi ai lati ci sono vari santi, santi sardi e i santi, alcuni altri santi, il santo titolare della parrocchia e altri santi venerati, credo, in a Palau, appunto. Questo è tutto marmo di Orosei. Orosei è una località sarda dove si estrae questo marmo bianco. Inizia da questa parte dove c'è Mosè e poi continua con il profeta Nathan. Poi la storia continua di qua con Gesù in croce, per poi finire di qua dove c'è la Pentecoste, ovvero lo Spirito Santo. Qua di fianco c'è la Cappella del Santissimo, con una reliquia della Santa Croce, e poi c'è una targa che ricorda i caduti dell'incrociatore Trieste, che appunto affondò durante la seconda guerra mondiale, se non erro, nelle acque qui di fronte a Palau e alla Maddalena. Molto molto bella. Questo periodo tra l'altro è aperta dalla mattina fino alla mezzanotte, così i turisti possono, i turisti o anche i parrocchiani possono entrare,
fare una preghiera o semplicemente visitare questa chiesa. È molto bello perché da fuori, soprattutto la notte, il mosaico brilla ed è molto molto bello. Oggi siamo diretti alla spiaggia di Porto Pollo, spiaggia sentita diverse volte che io non conoscevo, è la prima volta che ci vengo, il mio collega e amico il Ripa. Va, vediamo un po'. Ho provato a lanciare un pezzetto di pane e pesci, sono schizzati fuori. Vediamo. Quelli piccolini anche. Siamo arrivati, ecco Manu che scende dalla macchina, alla fortezza. Abbiamo convalidato i biglietti, iniziamo a salire là sopra al cancello. Opla! Si può visitare solo con la guida, altrimenti si può arrivare fino al cancello perché è aperto, ma non si può andare oltre. La fortezza è quella del Monte Altura e faceva parte di un complesso di 3 strutture militari assieme alle fortezze di Capodorso e di Baragge. Fu edificata a tempo di record in soli 2 anni, tra il 1887 e il 1889, usando pietra granitica locale. Definita da molti una delle più belle opere militari in Europa, dalle sue mura non fu mai sparato un colpo, seppure ben equipaggiata. Quindi ci siamo immaginati i militari a contemplare il magnifico panorama che da ogni lato lascia senza fiato. Il biglietto per gli adulti costa 5 euro, i bambini fino ai 10 anni non pagano e poi fino ai 18 anni pagano 2,50 euro. C'è anche la possibilità di fare un biglietto cumulativo che comprende anche la visita alla Roccia dell'Orso e al Museo Etnografico. Della Roccia dell'Orso parliamo tra un attimo, il Museo Etnografico invece non l'abbiamo visitato. Siamo arrivati al sito della Roccia dell'Orso. Ci sono un po' di gradini, un po' di strada da fare, però è bello, avremo anche un bel panorama. La visita alla Roccia dell'Orso è stata effettivamente un po' deludente perché pensavamo si potesse vedere l'orso in qualche angolazione, invece arrivando proprio dentro l'orso non si riesce a vedere praticamente da nessuna angolazione. Aquí, vale.